Con il piatto arrosticini con pecora alla Callara, Gianni Tremontini vince il trofeo Lisa al ristorante Alle Origini di Rosciano per arrosticini in tour. Cosa ha avuto di più questo piatto rispetto agli altri? Ricordiamo 10 elaborati in gara. Lo chiediamo a Franca Minnucci. Sì, intanto era accostato, diciamo, gli arrosticini erano accostati al piatto appunto della pecora al Callaro, insomma, come vogliamo dirlo, insomma. Era, diciamo, veramente il trionfo della nostra tradizione, perché la pecora si cucina così, i nostri pastori la cucinavano con, veramente dedicando tantissimo tempo, perché è un piatto che richiede molta attenzione, e in questo caso questo piatto profumava veramente di storia, profumava di sapori, di erbe, profumava della nostra maiella, del nostro, cioè era veramente un piatto che evocava tutto questo, con una pecora che era poi ridotta ad essere morbidissima, cioè proprio con un sapore ed una proprio, c'erano dei sapori all'interno di questo piatto che ci hanno ricordato le nostre tradizioni e la nostra terra. Un grande piatto, e questo significa anche che gli arrosticini possono, diciamo, fungere non soltanto da secondo piatto, ma possono fungere anche da primo piatto, perché erano accostati anche con altri, con i cereali, con altri, diciamo, prodotti. Possono essere anche così uno stupendo, simpatico aperitivo, per esempio, perché venivano serviti in un piatto unico insieme alle pallotte, insieme al, non so, ad altri, per esempio ad, non soltanto alle pallotte, ma anche per esempio a delle ferratelle che sono state fatte insalate con tantissimi profumi, alle erbe, e tutto questo insieme al grasso di colonnata, cioè tutto questo poteva apparecchiare un tavolo per un aperitivo per i giovani ragazzi, per esempio. Quindi veramente si presta a tantissime soluzioni. Insomma, gli arrosticini rappresentano un piatto unico. Un piatto unico nella nostra terra, ci dobbiamo far rappresentare da questo prodotto, perché ci racconta, come ho detto prima, racconta la transumanza, racconta le nostre radici, racconta la nostra storia, e sono saporiti, dolci, diciamo molto, anche molto sfiziosi, molto simpatici, e sono come la nostra razza, insomma il nostro popolo, forte e gentile.